e San Lorenzo, tutti con il naso all'insù cercando le stelle cadenti. Ma la notte dei desideri sarà il 12, secondo gli esperti che ci spiegano le ragioni del fenomeno. Tutti con il naso all'insù tra qualche ora è la notte di San Lorenzo, cercando stelle cadenti ed esprimendo desideri, anche se ne vedremo di più un'altra notte. Ce lo spiegano gli esperti dell'Osservatorio Astronomico di Loiano, dove è stato Samuele Amadori. La notte di San Lorenzo storicamente è il momento dedicato all'osservazione delle stelle cadenti, ma da un punto di vista scientifico non è il migliore, come spiega Albino Carboniani dell'Osservatorio Astronomico di Loiano, Appennino Bolognese. Quando è stato scoperto lo sciame, è stato identificato il picco, cadeva il 10 agosto appunto, e adesso dopo un paio di secoli questa data si è spostata e quindi adesso il massimo cade fra il 12 e il 13 agosto. L'osservatorio comprende due telescopi, il Cassini e il Tandem, che poco hanno a vedere con le stelle cadenti, però il luogo è ideale per dare un'occhiata alle Perseidi. Il mezzo migliore per osservare le meteore è l'occhio nudo, perché ha un ampio campo di vista e quindi permette di abbracciare una zona di cielo molto grande e c'è una buona probabilità di vedere le meteore. Il parco delle stelle in cui si trova il telescopio Cassini è l'ideale perché è lontano dalle luci, Loiano, il paesino più vicino, è a 2 km, quindi insomma c'è abbastanza protezione dall'inquinamento luminoso per permettere di osservare questo fenomeno. Il Parco Astronomico di Loiano ospita anche Prisma, una piccola ma sofisticata camera che viene utilizzata per immortalare i meteoriti. Disambiguazione necessaria, anche questi non c'entrano con le stelle cadenti. Le meteore che osserviamo in queste sere sono i detriti di una cometa che, diciamo così, si distruggono nell'atmosfera terrestre.